Primo maggio, festa dei lavoratori. Questo è lavoratori, non lavora nessuno. Vanno tutti a Roma a fare la festa dei lavoratori. Chi cazzo lavora di quelli che si drogano in piazza del Popolo? È un pretesto. Come perché la chiamano festa dei lavoratori? Sta tutto a farsi i cani come noi. Ti ricordi più quando ti drogavi anche tu? Io ho mai fatto uso di quelle sostanze. Ah, quanto si drogava? Io non lo conosco. Mai fatto. Ma perché dici ste cazzate? Ti ricordi, sai? Io. Il primo maggio a Roma che ti volevi vendicare col piccione. Che ti avevo cagato addosso in testa. Arrampicarsi sul labbro, ma devo cagare io in testa, lucente, prima! Stava strafatto! Ah, quanto era drogato, Pio! Faceva schifo ed era drogato! Sta andando bene? Sta andando benissimo, anche per... Ah? Legalizziamola! Ah, tra i drogati anche gli integralisti, eh? Li abbiamo tutti stasera! Chi è? Ma ce ne può prima marcia l'anno prossimo. Legalizziamola, Echidem. No, dico, Echidem. Legalizziamola, perché dobbiamo lavorare noi, non dobbiamo lavorare più. Sorella cara, lasciamola così come sta, così Saverio può portare il pane ai suoi figli. E dai, che un po' di rispetto per chi la vede sotto un banco. Ah, parleremo di droga! No. Con Francesco Monte sull'isola. E Wenger! Ti piace la canna? Allusivo? Ma non me la frega niente, non diventare come lei, vai avanti. Musica. Prossima foto, e qui voglio l'applauso patetico, prego. Avete capito come funziona? Bravi, bravi. Ma questo è pazzo veramente. Pio, ma tu sei pazzo veramente. Una grande donna. Rita. Ma questa è morta, ma il rispetto. Per una donna che ha dato tanto a questo paese. Grandissima, certo. Ma io la tratterò con i guanti. Rita Levis Montalcini. Una donna... Levis, che i jeans. Levi. Rita Levi. Rita Levis. Quanta ignoranza. Rita Levi. Levi. La chiameremo per comodità Rita 501 Montalcini. Non scherziamo, Amedeo. Rita era una grandissima. Rita, ma che sta confondendo? Amedeo era una nostra amica, dobbiamo dirlo che era una nostra amica. Amica no, Rita Levi Montalcini. Quando Rita Levi Montalcini prese il premio Nobel per la tecnologia. La tecnologia. Disse, io voglio condividerlo con due grandissimi luminari della cultura italiana e scelse proprio me il collega. E allora andammo a ritirare il premio Nobel a Brindisi. A Brindisi, come no. A Brindisi fanno i premi Nobel, mo. Quell'anno sì, Amedeo. Che i contrabbandieri stavano a prendere i premi Nobel. Dove lo fanno il premio Nobel? Ma non lo so, in Svezia, mi ricordo io. Ma da Brindisi. Quell'anno faceva troppo freddo, lo facevamo a Brindisi. Ah, aspettiamoci qua, là sta la neve. Rita!